Il mattino dell'11 settembre 2001, 19 uomini armati di taglierini, comandati da un uomo in dialisi che stava in una grotta dall'altra parte del mondo e usava un cellulare e un computer portatile, hanno condotto la più sofisticata opera di penetrazione dello spazio aereo più difeso al mondo, immobilizzando passeggeri e piloti addestrati al combattimento su 4 aerei commerciali, prima di svolazzarsene fuori rotta per più di un'ora, senza mai venire molestati da un solo caccia della difesa. Questi 19 dirottatori, devoti religiosi fondamentalisti che amavano bere alcol, sniffare coca e vivere con spogliarelliste dai capelli rosa, sono riusciti a far crollare 3 palazzi con 2 aerei, mentre a Washington un pilota che non era in grado di guidare un Cessna monomotore faceva fare a un 757 una spirale discendente di 3.000 metri e 270 gradi e andava a colpire il Pentagono nell'ufficio della contabilità dove gli impiegati del Ministero della Difesa stavano lavorando sul mistero di 2,3 bilioni di dollari che il ministro Rumsfeld aveva appena dichiarato essere scomparsi dalle casse del Pentagono in una conferenza stampa del giorno prima, 10 settembre 2001. Fortunatamente gli annunciatori televisivi hanno saputo chi era il colpevole entro pochi minuti. Osama bin Laden. Gli esperti lo hanno saputo entro poche ore. Osama bin Laden. E il governo lo ha saputo il giorno stesso. Terrorists who committed these acts and those who harbored them. Mentre le prove cascavano letteralmente nelle braccia dell'FBI. The hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Ma per qualche strano motivo, una manciata di folli cospirazionisti ha preteso una indagine sul più grande attacco mai subito dall'America nella storia. Questa indagine venne ritardata, sottofinanziata, impostata per fallire, fu un conflitto di interessi e un insabbiamento dall'inizio alla fine. Era basata su testimonianze ottenute sotto tortura, la cui documentazione è stata distrutta. Si è dimenticata di citare l'edificio 7, Able Danger, P-TECH, Sybil Edmonds, i rapporti fra Bin Laden e la CIA e le esercitazioni con aerei dirottati che venivano lanciati contro edifici nello stesso momento in cui questi fatti accadevano davvero.